Francesco Monte ha veramente querelato Eva Enger? Alcune affermazioni non lasciano adito a dubbi. Francesco Monte, l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi, protagonista del Canagate, dopo le accuse di Eva Enger, ospite di Silvia Toffanina a Verissimo, ha decretato la parola fine alla vicenda. Francesco Monte, impantanato nelle fumose polemiche a causa del Canagate portato alla ribalta da Eva Enger, è stato l'ospite a sorpresa, ma neppure tanto, lo sapevamo da tempo, del Salotto TV di Silvia Toffanina a Verissimo, assieme a Paola Di Benedetto. La liaison sorta durante l'esigua permanenza all'Isola dei Famosi pare procedere egregiamente. L'ex tronista è stato posto sulla graticola dopo la sfuriata in diretta della Enger, che lo accusava di aver acquistato e consumato marijuana in Honduras e di aver messo, in tale modo, tutti i concorrenti in pericolo. Monte ha abbandonato volontariamente il reality per potersi difendere dagli attacchi nelle sedi opportune. Durante la puntata di Verissimo, dopo aver parlato del rapporto che sta nascendo con la ex madre natura, la conduttrice ha mantenuto toni soft sul Canagate, asserendo soltanto: spero che tu stia bene, che chiudiamo qui una volta per tutte, tutto, per sempre. Tutto quello che è stato, basta. Francesco ha sottolineato: non c'è più motivo di portare avanti sempre la stessa situazione, se già è stata portata avanti nelle sedi opportune, quindi basta così, è inutile. La querela pare quindi essere realtà. Dopo la batosta ricevuta dalla precedente relazione con Cecilia Rodriguez, conclusasi platealmente in diretta al Grande Fratello VIP, pare che l'amore per Paola Di Benedetto sia sbocciato. I due ex naufraghi paiono affiatati, ma in molti sui social pensano che la storia sia un escamotage per distogliere l'attenzione dal Canagate. Paola ha sostenuto che aveva voglia di tornare a casa per riprendere il discorso lasciato a metà in Honduras, affermando che si può pensare che la storia sia stata creata apposta per lo share, invece è nato tutto spontaneamente, in maniera naturale. I social, perfidi, non son convinti, affermano che sono falsi, la classica coppia da business, e che hanno tutti immensa comprensione per Monte che per far dimenticare le canne si accolla a Paola. Vedremo ove risiede la verità col tempo.